ora andiamo a fare un'analisi di combustione su una caldaia a gas, flusso forzato con lo scarico sdoppiato. Abbiamo la sonda fumi con il suo cono con la manopolina per non scottarsi e abbiamo il sensore di temperatura dell'aria comburente. Entrambi andremo a metterli nei due fori già predisposti dal fabbricante. Andiamo sopra. Apriamo il tappo dell'analisi di combustione dove inseriamo la sonda fumi. Chiudiamo col tappo in modo che sia tenuta, poi apriamo il foro aria comburente dove inseriamo la nostra sonda temperatura fumi col suo cono. Ritorniamo sullo strumento e possiamo schiacciare il pulsante start oppure direttamente sulla sonda fumi c'è il pulsante start. Lo strumento parte in automatico per fare i 2 minuti di attesa, poi fa la prima misura, passa sulla seconda misura, poi fa la terza misura e al termine indica i valori medi. In questo momento sappiamo che è terminata l'analisi di combustione. La devo solo confermare. Cioè.